Buongiorno, buongiorno e bentornati sul canale di A Homeless, una delle tante persone che vive realmente per strada. Oggi vado a narrarvi le mie vicende che mi sono accadute nei miei 2 anni in cui ho trascorso in macchina, dormendo in macchina per ben 2 anni di seguito. La macchina era una vecchia Renault Clio del 1991, quindi una di quelle macchine, se qualcuno se lo ricorda o magari andate su Google e cercate che tipo di macchina era una macchina veramente piccola. Io credo fosse attrarrata per 5 persone, ma era veramente molto piccola e soprattutto era bassa. Era di colore verde e beh, la mia funzionava a volte sì, a volte no, però vabbè, questo è un altro discorso. Niente, furono gli anni, furono dal 2008, da fine febbraio, no, dal, scusate, dal maggio del, dal 30 maggio del 2008 a fine febbraio 2010, perché 30 maggio è il fatidico giorno in cui scesi in strada per la prima notte. Qui abbiamo compagnia, come vedete. E niente, scesi in strada perché scoppiai, lasciai il lavoro. Beh, ho fatto un video su questo, casomai ve lo linko qua sotto, per chi non l'avesse ancora visto. E niente, cominciai a dormire in auto. Dormire in auto per me era straziante. Per certi aspetti era avventuroso, nonostante io in quei periodi, in quegli anni, soprattutto in quei 2 anni, fui, diciamo così, oppresso da una tristezza che invadeva oltre il mio cuore anche la mia mente, una tristezza, una malinconia, insomma una depressione. Ma a parte questo, comunque dormire in macchina non era al massimo, perché quel tipo di macchina qui, la Renault Clio del 91, era veramente piccola, molto piccola. Io dormivo principalmente nel sedile del guidatore oppure nel sedile del passeggero. Dietro non ci dormivo perché era ancora più scomodo, mentre ai sedili anteriori potevi mandarli indietro, e lì bisogna dire che andavano veramente di parecchio indietro, e sdraiare le gambe e reclinare naturalmente lo schienale. Però le gambe, essendo alto più di 1,85 m, non ce la facevo a stenderle tutte, perché per stenderle tutte avrei dovuto mettere il mio sedere sullo schienale, sull'inizio dello schienale. Questo non lo facevo, quindi allora cosa facevo? A volte le sdraiavo al 70-80%, che era il massimo del fatto di sdraiarle che potevo fare. Altre volte le mettevo sulla postazione per i piedi del passeggero, quindi il sedere a sinistra e le gambe a destra. Però era un inferno. Ora, a parte il fatto che comunque sia, io dormivo lo stesso, perché come si dice, quando uno assonna sonno, qualunque posto va bene. Però la mattina era veramente traumatico. La mattina avevo le gambe, è come se, io non ho questa esperienza, però era come se fossi rimasto per settimane senza usarle, perché erano tutte non intorpidite dal freddo, che uno può pensare, è proprio come se non sapessi come muoverle. Avevo paura, dirò qualcosa di forte, di rompermi le ossa a muovermi. Quindi la mattina quando scendevo, in realtà, prima aprivo lo sportello, poi mi giravo col sedevo, mettevo le gambe fuori, a volte mi aiutavo anche con le braccia, e niente, mi alzavo piano, poi i primi passi non li facevo neanche, cercavo di scuoterle un po' un attimino, sentivo le articolazioni del ginocchio che veramente non mi facevano male, non era dolore. Non le sentivo come bloccate, capito qual è il punto? Le sentivo come bloccate. E in effetti le dormite potevano essere buone, nel senso riposanti, anche se è lì fino a un certo punto, fino a là. Però comunque le gambe le risentivo. Poi naturalmente c'era la schiena. Io non avevo mai sofferto di schiena, però una volta, quello probabilmente fu anche per il freddo, perché nevicò un inverno, nevicò, passò una settimana con la neve, mi ricordo che rimasi bloccato con la schiena completamente. E mi ricordo che quella mattina in cui mi rimasi bloccato, no, era la prima volta per me, avevo 32-33 anni, no, non sapevo il motivo, capito? Cioè, ne avevo sentito parlare vagamente del fatto che uno si potesse bloccare la schiena, che fosse in auto o non in auto, spesso a causa dello sport, cioè, o del lavoro manuale pesante, eccetera, però non mi era mai successo, quindi non riuscivo a capire cos'era. E mi ricordo che per alzarmi ci misi un'ora e mezzo buona, andai, mi ricordo c'era il buon vecchio magazzino, andai a prendere le medicinali lì, però loro le avevano, mi pare c'era una bustina che aveva un ragazzo, ma non funzionò,
quindi dovete andare in farmacia. Però passai 3-4 giorni completamente sdraiato. Mi ricordo, ho preso questi medicinali il primo giorno che mi svegliai bloccato. Feci un'enorme spesa perché avevo dei soldi e stetti tipo 2-3 giorni lì senza muovermi. Cioè, tornai in macchina, mi sdraiai e stetti 2-3 giorni senza muovermi. Avevo una bottiglietta per urinare. Esatto. Facevo fatica a mettermi di traverso, urinavo, poi visto c'era neve e tutto il resto, aprivo il finestrino, lo sportello, la buttavo fuori, la lasciavo là. Questo successe così, dall'oggi al domani. La sera stavo bene e la mattina dopo ero bloccato. Poi c'è da considerare che in automobile, beh, immagino lo sappiate anche voi, soprattutto dalle mie parti in Toscana, in estate c'è caldo e in inverno fa freddo, quindi vi posso dire che in estate pativo il caldo, però data la mia situazione di tristezza sudavo mezzo, proprio bagnato come se avessi fatto la doccia, però a volte rimanevo tutto il giorno in auto, anche sotto il sole, perché c'erano delle postazioni, il sole naturalmente durava dalla mattina alle 5 alla sera alle 10, alle 9, ne pigliavi tanto, stavo sudato, stavo comunque in auto a sentire la radiolina che avevo da un cellulare. E questa era l'estate, le mie estate che passai, le mie estati. L'inverno mi ricordo mi coprivano, a quei tempi non avevo coperte, non avevo sacca a pelo, non ci pensavo nemmeno perché pensavo, data la mia ignoranza, che bastasse chiudere i finestrini, sì, vabbè, non c'è riscaldamento in auto, però meno male te la cavi. In realtà non fu così. Avevo un paio di giubbotti e me li misi sulle gambe, però anche lì che succedeva? Avevo dei giubbotti che erano anche impermeabili. Quindi succedeva che io mi alzavo la mattina con le gambe molto umide perché non passava l'aria, capito? Cioè, lì per lì mi svegliavo, mi sentivo il caldo, però poi quando levavo il giubbotto, mi sporcavo i pantaloni, erano umide. E questa umidità attaccava anche i piedi che io lasciavo per via del freddo all'inizio, i primi tempi, dentro le scarpe, in realtà la mattina i piedi erano molli per l'umidità. Uno dice l'umidità di cosa? Del freddo. È l'umidità perché comunque dentro le scarpe un po' di calore ci poteva stare. Poi c'era il freddo, faceva una sorta di combustione particolare, insomma, vabbè, non so se la parola combustione è quella più adatta. E comunque avevo piedi molli. Quindi come feci a risolvere questa situazione? Niente, mi misi a dormire innanzitutto senza scarpe, ripassandomi il giubbotto sopra i piedi, che particolarmente ai piedi dava meno. Cioè, c'era meno umidità la mattina, o quasi zero, perché i piedi ogni tanto li mettevo fuori, quindi di notte mentre dormivo, comunque mentre mi svegliavo anche solo per un attimo, li mettevo un po' fuori, con il freddo tra virgolette sembrava che si asciugassero, perché faceva questo effetto di, non lo so, io lo chiamo combustione, in realtà la combustione è tutta un'altra cosa, ma nel senso di asciugatura, e poi li rimettevo dentro. Quindi i piedi, diciamo, soffrivano particolarmente di meno. Mentre per le gambe, nulla, prese delle maglie al posto dei giubbotti. E niente, così risolsi, si dice risolsi, insomma, ho risolto quel problema col tempo. E questo è quanto. Il video è concluso qua, io vi auguro di non passare mai 2 anni o comunque 1 anno e mezzo in auto, soprattutto quando è piccola e voi siete alti. Vi auguro di avere una Chevrolet di quelle SUV, come si suol dire. E niente, questo è quanto, vi saluto, grazie di essere stati con me e buona giornata.